Buonasera a tutti, eccoci qui in un nuovo appuntamento in questa campagna elettorale. Prima di passare però la parola ad Antonio Coppola, che è doveroso, visto che in una lista di anime diverse, libere, se ne parla, bisogno di fare alcuni chiarimenti che riguarda una certa area politica, e così poi, terminato questo discorso, iniziamo ad entrare nel programma. Entreremo dettagliatamente, voce per voce, argomento per argomento, e certamente daremo i nostri numeri, non solo i numeri di risparmio energetico, ma anche i numeri delle risorse che sono sparite da Morciano o che non entrano nelle casse di Morciano. Antonio Coppola. Buonasera. Buonasera a tutti. A me viene da ridere. Viene da ridere perché su questo palco non si dovevano fare accuse, si doveva parlare di programmi, si dovevano presentare candidati, non si dovevano fare i conti con nessuno. A me pare che di questo, su questo palco, non si sia parlato. Si sia parlato della fiducia di Maria Rosaria Ottobre in Luca Durante, si è parlato di due ex coordinatori del PD di Morciano che sono scappati, si è parlato di un capolista candidato sindaco che ha lavorato tanto per il comune di Morciano come capogruppo d'opposizione, e poi vedremo quanto e come ha lavorato. Si è parlato di noi che avremmo insultato, si è parlato di un luogo durante che ha lavorato alla luce del sole, in particolar modo ha lavorato alla luce del sole durante la fase preparatoria di questa campagna elettorale. Siatene convinti, ha lavorato alla luce del sole. E poi vi spiego perché ha lavorato alla luce del sole. Sta di fatto però che i due coordinatori del circolo del PD di Morciano, il sottoscritto e Vittorio Tassi, io coordinatore dal 2005 fino al 2010, Vittorio Tassi coordinatore dal 2010 al 2012, si sono dimessi. Forse Antonio Coppola e Vittorio Tassi sono rimbambiti, hanno perso il senno, come hanno perso il senno tutte quelle persone che hanno lavorato nel 2009 per portare alla candidatura di Luca Durante e a quel risultato che ricordate tutti molto bene nel 2009, in cui la campagna elettorale fu soltanto sfortunata. E però, attenti, e mica ha lavorato Antonio Coppola a quella campagna elettorale, mica ha lavorato Vittorio Tassi, mica ha lavorato Pasquale Imperato, mica ha lavorato Lucio del Casale, no, mica ha lavorato Luciano Ciardo, che cavolo dite? Ha lavorato Luca Durante, si è rimboccato le maniche nel 2005, ha preso in mano al partito, l'ha riunito e da lì avete adesso il vostro candidato capolista sindaco. Gli altri
che hanno frequentato la sezione, che hanno perso tempo, che hanno chiuso lo studio, come ho fatto io, ho chiuso lo studio per andare in sezione, gli altri che hanno rubato il tempo alla loro famiglia per stare in sezione, tutte le altre persone che hanno frequentato fino all'ultimo quella sezione, contano meno di zero. Non contano assolutamente nulla. Quello che conta è Luca Durante. Quello che conta è il suo protettore. Lo stiamo a nascondere, noi non parliamo di uomo nero. Sono le stesse persone che stanno alla direzione provinciale e le stesse personaggi politici che frequentano il personaggio di Patù, avere una concezione del personaggio di Patù che corrisponde stranamente alla nostra. Non capisco perché, né capisco per quale motivo, né capisco per quale motivo una persona che sta a Patù debba venire alla vigilia del congresso che è stato celebrato nel 2010, quando io mi dimisi perché non potevo fare efficacemente il mio lavoro di coordinatore di partito, di coordinatore del PD, perché non potevo incidere in nessun modo nella politica, nella vita politico-amministrativa del nostro paese, perché con il gruppo di opposizione non c'era alcun dialogo, alcun confronto, altro che collaborazione, e per lo stesso motivo si è dimesso Vittorio. In quell'occasione, alla vigilia del congresso del 2010, nel corso del quale fu eletto poi Vittorio, era un incontro organizzato con la Loredana Capone, il personaggio di Patù disse: ebbene sì, Antonio Corpora l'ho designato io come coordinatore del partito, così come sto designando Vittorio Tassi come coordinatore di partito. Al che io dissi: a questo punto c'è il congresso, è inutile che lo celebriamo, se decide tutto lui che cavolo ci stiamo a fare qui noi, che cavolo ci stiamo a fare? Non si celebrano i congressi per nominare persone che sono state già designate coordinatori di partito da un personaggio che comunque rifugge dai confronti. Non si può parlare di Luca Durante, come è stato detto da qualcuno, come candidato naturale della lista civica Avanti Uniti per Morciano, comunque come candidato naturale della lista civica promanato dal PD di Morciano. Candidato naturale, che significa? Che significa? Candidato naturale significa che qualcuno abbia il diritto divino di candidarsi? Candidato naturale significa che qualcuno è per natura candidato? Deve essere candidato sindaco? Dove sta la natura? Io penso e mi sono illuso insieme a quelle persone che stanno là in fondo e che facevano parte del circolo dei PD di Morciano, noi ci siamo illusi di poter fare quel lavoro che abbiamo fatto nel 2009, che ci portò via un anno di tempo, per giungere alla formazione di una lista civica che rispondesse alle aspettative di Morciano, che desse un contributo concreto allo sviluppo di Morciano, ponendosi in alternativa, in confronto con l'allora amministrazione uscente di centrodestra, ci illudevamo tutti quanti di poter fare lo stesso lavoro. Non ci è stato consentito. Sin dai primi passi noi abbiamo saputo
che il PD, non il PD di Morciano o il PD di Barbarano, il PD doveva esprimere necessariamente un'indicazione. E tenete presente questo fatto che io ho sollevato in quell'occasione. Il PD doveva esprimere un'indicazione quando per 5 anni il PD è stato tenuto completamente ai margini. La lista civica Uniti per Morciano è promanata dal PD, ma poi se ne è distaccata completamente. Non aveva senso, non si poteva in alcun modo parlare di PD e lista civica Uniti per Morciano. Erano due cose completamente incompatibili. Io questa cosa non l'ho mai capita. Questo per 5 anni. Per 5 anni, per un anno intero, da quando, dalla fine delle elezioni, da quando si è affermato nuovamente l'amministrazione Picci, fino al 2010, fino a quando mi sono dimesso, tra PD di Morciano e lista civica Uniti per Morciano, i rapporti sono stati praticamente assenti. Ed è questo il motivo per il quale io mi sono dimesso. Perché se io devo stare a coordinare un partito per incidere nella vita politico-amministrativa di Morciano, bene, ci sto. Chiudo lo studio, perdo tempo, mi metto le mani in tasca per pagare la sezione, lo faccio volentieri. Ma se io devo stare come coordinatore del PD di Morciano per ricevere continui rifiuti alle richieste di iniziative, di intraprendere iniziative, di prendere delle iniziative, di fare delle cose per denunciare determinate manchevolezze dell'amministrazione, e mi sento rispondere sempre no, o almeno tu non lo puoi fare, eventualmente lo facciamo noi, ma non fa mai niente. Allora a quel punto io mi sentivo un fantoccio, e io a fare il fantoccio non ci stavo. Ed è per questo motivo che io mi sono dimesso nel 2010. Forse qualcuno adesso preferirebbe che su queste situazioni si tacesse, però è troppo comodo, non si può salire su questo palco e dire no, voi dovevate rimanere qui, non potevate scappare, dovevate rimanere qui, cercare di modificare il partito dall'interno. Stranamente nel 2009, quando il PD, il Partito Democratico, stava nascendo, e in un incontro a Barbarano, quando denunciai il fatto che il Partito Democratico stava nascendo con i vizi della vecchia politica, fui tacciato di una mancanza di entusiasmo. Tu manchi di entusiasmo e quindi non puoi fare il coordinatore dei due circoli del PD di Morciano e Barbarano, non lo puoi fare perché non hai entusiasmo per il PD. Adesso mi si dice no, devi stare nel partito per poter criticare. Devi stare nel partito per poter criticare. Ma io sono nel partito, non è che sono fuori. Io sono rimasto del partito. Io sono e mi vanto di essere del Partito Democratico. Ho aderito a una lista civica, non altrimenti che la loro lista civica. Non è una lista di partito che io ho rinnegato l'ipocrisia. Ho risposto negativamente all'ipocrisia di determinati comportamenti. Questo è la differenza tutta acquista. È troppo facile dire sono scappati. Noi abbiamo affrontato a viso aperto tante battaglie insieme ai miei amici che sono persone splendide, che adesso sono sul banco degli imputati, perché hanno preso una scelta diversa, perché hanno adottato una scelta diversa,
volevano fare qualcosa di diverso, volevano dire: noi abbiamo la possibilità quest'anno, di fronte a un centrodestra frammentato, deluso, avevamo la possibilità di unificare, di saldare la frattura tra centrodestra e centrosinistra che si è verificata dal 2004 fino ad oggi. Lo potevamo fare perché avevamo un candidato che era in grado di fare, che era in grado di fare questo, che era in grado di raccogliere consenso da una parte e dall'altra in maniera trasversale. Non ci è stato consentito. Non ci è stato consentito all'interno del circolo del PD di Morciano, non ci è stato consentito al di fuori, perché il gruppo di opposizione si è mostrato granitico nel non riconoscere neanche non solo la grande competenza di Adriano Orlando, manifestata in tutte le occasioni e certificata da una lunga esperienza come dipendente del Comune di Alessano, ma neanche hanno voluto riconoscere, ed è una cosa scandalosa, non hanno neanche voluto riconoscere che il lavoro di opposizione è gravato soprattutto sulle spalle di Adele Orlando, non su altri. Dice: no, ma io devo lavorare. Cavolo, anch'io devo lavorare. Però a me si chiedeva: Antonio, ti sei tu, vuoi sapere cosa succede là nell'amministrazione? Devi venire in consiglio comunale. Quando qualcuno, andrà la stessa persona, diceva: ma c'è i 5, è una radio che a me non mi consente di partecipare ai consigli comunali. No, tu dovevi partecipare comunque. Tu eri il capogruppo d'opposizione, dovevi stare lì, dovevi scaldare la sedia, dovevi rompere il banco con la tua grinta. La grinta tua dove sta? Dove è stata? Nelle processioni. Dove è stata? Nei funerali. Ma di che stiamo parlando? Di che stiamo parlando? Io ci ho messo la faccia, ho lavorato. Cosa ha lavorato? Nell'organizzare un comizio all'anno per rendere conto della tua attività che hai fatto? Cosa ha lavorato? Abbiamo un posto che non rende un centesimo a questa amministrazione e dici: no, ma che c'entriamo l'opposizione? C'entra la maggioranza, certo. E l'opposizione dove sta? L'opposizione dove devi denunciare? L'opposizione ha il dovere di essere presente nel momento in cui accadono le cose, non un anno dopo. L'opposizione ha il dovere di intervenire quando si presenta il problema del depuratore che io ho sollevato in sezione. Il problema è intervenire immediatamente. Non si può limitarsi semplicemente a fare interpellanza in consiglio comunale, una denuncia a noi. Dopodiché si pubblica tutto sul sito Uniti per Morciano ed è finita lì. Non è così. Bisogna movimentare le piazze, bisogna scendere in campo e dire: le cose stanno in questa maniera. Bisogna fare in modo che le cose cambino, forzando la mano, intervenendo pesantemente, coinvolgendo la popolazione. Quanti di voi sapevano che il depuratore sversa nei campi? Quanti lo sanno? Quanti lo sanno? Queste sono manchevolezze gravi, che non sono state sollevate dal gruppo di opposizione, che non sono sollevate da loro, perché poi l'indirizzo, la guida di quel gruppo di opposizione mancava per molti consigli comunali, era completamente assente. E adesso si parla, si dice: io ho fatto questo, tu hai fatto cosa? Lui ha fatto cosa? Partiamo dalla storia di un gruppo di persone che si sono impegnate sera dopo sera, al freddo, con una stufa vecchia che avevo portato io dall'università, con gli elementi rotti, faceva freddo, ogni tanto qualcuno usciva a fumare, poi rientravamo, facevamo i programmi per il futuro,
dicevamo cosa era meglio fare per il paese, ne parlavamo con quelli di Barbarano, quelli di Barbarano parlavano con noi, c'era un'unità di intenti commovente, ci si metteva le mani in tasca per pagare la sezione, perché le entrate poi erano quelle, non è che c'è da scialare, i manifesti dovevi farli, dovevi pagarli, quindi di tasca nostra sempre. Una direzione provinciale, una segreteria provinciale praticamente assente sempre, noi a lavorare sempre, continuamente. Dal 2005 abbiamo condiviso un'esperienza che è durata fino ad oggi, fino al 2009. Adesso queste persone, deluse dal comportamento di un gruppo che ha pensato bene di dire l'unico candidato possibile è questo, da questo non ci muoviamo, non c'è nessuna possibilità di confronto, non c'è nessuna possibilità di soluzione condivisa, non ne discutiamo neppure. Vogliamo parlare di cosa ha fatto Adele, vogliamo parlare di cosa ha fatto Luca, vogliamo parlare di quello che c'è dietro questi due personaggi, due personaggi che in modo diverso hanno dato qualcosa al paese, ma in misura diversa, molto diversa l'uno rispetto all'altro. La competenza dell'uno, la competenza dell'altro, io non nego che abbiano competenza tutte e due, ce l'hanno tutte e due, ma l'impegno profuso nell'attività amministrativa di Adele, la quale mai ha messo in discussione l'autorità del suo capogruppo di opposizione, rimanendo leale fino all'ultimo e decidendo di restare a casa perché per lei sarebbe stata una sofferenza affrontare una campagna elettorale contro i suoi amici. Questa persona non è stato possibile porla sulla bilancia per dire quanto vale uno, quanto vale l'altro. La stessa Sandra Antonica, della quale vi riferirò tra un po', diceva abbiamo sul piatto la grande competenza di Adele Orlando e il consenso scontato di Luca Durante a Barbarano. Mi pare che il confronto si ponesse su piani diversi, o sbaglio? Su piani completamente diversi. Io credo che la competenza, unita anche al consenso, io ho parlato con molte persone del centrodestra e mi dicevano, anche del centrosinistra, Adele è una candidata valida. Non è stato possibile valutarla perché la pregiudiziale che era stata posta era che Luca doveva fare il candidato sindaco, altrimenti Barbarano l'avrebbe presa male. Ma io posso condividere Barbarano che vuole un candidato sindaco, ma non capisco per quale motivo non si possa arrivare allo stesso risultato attraverso un confronto, attraverso una decisione condivisa, attraverso una discussione accesa, attraverso un litigio tra tutto quello che volete, ma arrivare alla decisione finale attraverso un confronto che non c'è mai stato. E allora tutte quelle persone che adesso pontificano, tutte quelle persone che adesso si ergono a pseudo intellettuali sparando a zero contro il sottoscritto, contro Vittorio, contro il mio gruppo di amici con il quale ho condiviso un'esperienza, ripeto, di 9 anni, tutte quelle persone adesso sparano a zero dopo che invitate un sacco di volte, entrate in sezione, venite a dare il vostro contributo, venivano o avevano problemi con la nipote o avevano problemi con la moglie o dovevano lavorare come se gli altri non dovessero lavorare, avevano sempre dei problemi, alla fine si presentano adesso in campagna elettorale chiaramente e dicono voi avete sbagliato tutto, noi abbiamo sbagliato tutto. A questo siamo arrivati, ad essere messi alla berlina perché lavoravamo per il nostro partito e per il nostro paese, ad essere messi alla berlina. Poi due persone decidono
di abbracciare un progetto che avevano condiviso, che comunque ritenevano valido, un progetto che partiva dal programma, un progetto che partiva dal programma, coinvolgimento di diverse professionalità, di persone dall'estrazione politica diversa, da mentalità diverse probabilmente, tutte riunite intorno a quel tavolo, due persone decidono di appoggiare quel progetto, decidono di dire vogliamo lavorare perché questo progetto si realizzi, perché questo programma venga portato avanti. Queste persone vengono tacciate di opportunismo, trasformismo e personalismo, e poi da quella parte non partono accuse. C'è anche chi ha fatto peggio, chi ha usato la parola cara a Cambronno per dire qualcosa, per rivolgersi nei nostri confronti, una parola cara a Cambronno dopo aver portato il cuore di Gesù in spalla. Ora se gli insulti provenienti da queste persone, se in quella lista ci sono persone dalle quali provengono questi insulti, e quelle persone fanno parte di quella lista, sono contento di far parte della mia. Scusatemi. Bravo. Siamo andati avanti fino a... non c'era nessuna possibilità di accordo. Scusate se faccio, perché mi sto affidando alla memoria per capire, avevo fatto una scaletta, però l'ho messa lì, avevo anche scritto un pistolotto, ma insomma un pistolotto tipo quello che ho fatto all'inizio, l'altra sera, in cui parlavo di tre personaggi come Peppino Impastato, Aldo Moro, l'assassino di questo personaggio e dell'anatema lanciato da Giovanni Paolo II nella Valle dei Templi nel 1993, tutti legati alla stessa data, 9 maggio 1978, 9 maggio, i primi due, nel 1993, Giovanni Paolo II, per dire stiamo attenti, ricordiamo, non dobbiamo dimenticare quello che è successo, e soprattutto per dire domani c'è una manifestazione contro il racket, cerchiamo di partecipare a questa manifestazione. Anche quello è stato preso a spunto per dire ma voi tu stai accusando gli altri di mafia. Io non ho accusato nessuno, ho semplicemente parlato di questa cosa per dire domani c'è questa manifestazione, mi pareva opportuno ricordare l'assassino di Peppino Impastato, il ritrovamento del corpo di Aldo Moro nello stesso giorno e quello della tema di Giovanni Paolo II. Ecco perché voglio dire, il discorso è questo: quando si parla una legge, anche una legge rigorosa, è soggetta ad interpretazione, viene emanata, dopodiché quella legge viene interpretata dagli avvocati, dai giudici, chi è preposto a fare quel lavoro. Figuratevi se fate un discorso su questo palco, no? Una legge rigorosa è soggetta a interpretazione, quello che dici su questo palco è soggetto a critiche, è soggetto ad insulti, è soggetto ad accuse, molte volte infondate, soltanto per il piacere di dire o di postare un commento su Facebook. Ci trovavamo in una situazione, ripeto, d'impasse, non si andava avanti né indietro. Luca, Adele, Luca, da una parte nella mia sezione si faceva questo discorso, Adele, Luca, Luca, Adele. Ho invocato in alcune circostanze, attenti, è bene discutere di Adele, Luca e di Luca, Adele, ma è bene discutere anche di quello che vogliamo fare, del progetto che vogliamo realizzare, se vogliamo fare in modo che il nostro paese cresca, se vogliamo fare in modo che questa situazione di disagio all'interno del nostro paese finisca. Parliamo di programmi, e mentre da una parte, ripeto, si parlava Luca, Adele, Luca, era quello il discorso, dall'altra si parlava del porto, si parlava del porto turistico di Morciano, che non rende nulla. Abbiamo un porto frequentatissimo, ma non rende nulla. Il comune di Morciano non ci guadagna niente.
abbiamo i parcheggi, non sappiamo neanche quanti siano, non ci guadagniamo niente, ci guadagna la ditta che gestisce. Abbiamo il problema sorgente, attenti, il problema sorgente sta lì, mica è finita, non è finita. Siamo riusciti forse solo noi a Morciano a dilatare i tempi, forse riusciremo anche a bloccarla, a bloccare la realizzazione dell'impianto balneare, lo stabilimento balneare alle sorgenti, ma solo a Morciano, all'epoca l'hanno già fatto e si sono pentiti, a Felloni che pure l'hanno già fatto, hanno raccolto le firme anche lì, ma qui siamo riusciti ad impedirlo. Si trattava di un progetto destinato a rilanciare il paese, si trattava di questo. E quindi ci siamo uniti intorno a questo progetto, ne abbiamo discusso, ne abbiamo parlato, abbiamo cercato di capire cosa fosse possibile fare in meglio rispetto a quanto era stato fatto prima. Non ci ponevamo il problema di quale fosse o di quale dovesse essere il candidato sindaco. Era un problema secondario, da una parte. Dall'altra era il problema principale. Non sono aspetti secondari, sono aspetti importanti. E di fronte a questo dilemma, Adele Luca si è impantanato anche quel comitato di persone che avevamo cercato di coinvolgere nella scelta del candidato sindaco, dicendo loro anche: guardate che non è che dovete essere comunque costretti a scegliere tra Luca e Adele, potreste anche eventualmente scegliere un terzo candidato, guardarvi intorno e vedere un po'. A parte il fatto che alcune persone invitate fermamente a partecipare non hanno poi partecipato o hanno preferito defilarsi, quel comitato non ha mai deciso in concreto, risolvendosi in autentico fallimento. Ma mi piace ricordare una circostanza perché illustra meglio lo spessore del candidato sindaco della lista numero 2, perché il candidato sindaco della lista numero 2, di fronte alla domanda cosa intendesse fare da grande, ha risposto semplicemente: o faccio il candidato sindaco, niente, al massimo resto in lista, ma non sognatevi che io possa raccogliere gli stessi consensi che potrei raccogliere facendo il candidato sindaco. È ovvio questo. Ma la domanda successiva, cioè cosa intende fare come capogruppo di opposizione? Attenti, se vengo eletto bene, se non vengo eletto io mi dimetto dopo 2 giorni. Ora ditemi voi se è possibile che un candidato sindaco, che uno si propone come candidato sindaco, faccia questo tipo di discorso. A me importa che il mio candidato sindaco faccia il sindaco se vince le elezioni. Se non vince le elezioni deve restare lì a fare il capogruppo di opposizione. Lui ha tentato anche una correzione di tiro dicendo: ah, ma no, io non ho detto questo, sto cercando di parlare se con la mia ditta, se mi lasciano, se di aspettativa, cose di questo genere, e poi devo parlare con il mio gruppo per sapere se poi il mio gruppo mi vuole lo stesso, vuole che io rimanga. Tu non devi rendere conto al gruppo, tu devi rendere conto ai tuoi elettori, non al gruppo. Bravo! I tuoi elettori, a quelli devi rendere conto, non al tuo gruppo. Non è che siete un gruppo di persone avulso dalle persone che vi hanno eletto. No, siete strettamente collegati. Siete stati eletti da quel gruppo di persone, dagli elettori, e agli elettori dovete rendere conto. Non avete alternativa. Non si può dire: io ritengo di essere stato bocciato, a quel punto preferisco cambiare, preferisco fare un passo indietro per cercare di favorire il rinnovamento. Non è così. Non è così. Ti sei candidato sindaco, se vinci fai il sindaco con tutti gli onori del sindaco, se perdi fai il capogruppo di opposizione con tutti gli oneri del capogruppo di opposizione. Ma non si poteva fare,
si poteva fare questo tipo di discorso. Ci fu qualcuno addirittura che disse: ma questa campagna elettorale è ormai segnata, è inutile che stiamo a discutere adesso di Adele Orlando o di Luca Durante, adesso basta mettere lo scemo del paese e vinciamo su comunque sicuro. Per, ecco, questo per sottolineare il livello della discussione. Per sottolineare il livello della discussione. Mettiamo lo scemo del paese, tanto vinciamo sicuro, che problemi ci sono? Allora non si trattava tanto di dire Luca Durante e Adele Orlando, si trattava di dire Luca e basta, perché Luca Durante doveva raccogliere, testuali parole, i frutti del lavoro fatto 5 anni prima. Un lavoro che non aveva fatto soltanto lui, aveva fatto tutti gli altri. Come? Luca ha spalato il fango, veramente si trattava di un'altra parola, ripeto, sempre Cambron c'entra. Ha spalato quello e adesso non volete che raccolga i frutti? Qui non si tratta di raccogliere i frutti, qui non si tratta di coltivare i propri interessi personali, qui si tratta di offrire un servizio al paese. Di questo si tratta, non di altro. Né di raccogliere i frutti, né di cumulare esigenze personali, né di fare i discorsi con la ditta per le aspettative e quant'altro. Se decidi di fare il candidato sindaco, devi assumerti le tue responsabilità fino in fondo, o come sindaco o eventualmente come capo gruppo di opposizione. E torniamo sempre al stesso discorso di prima. Questo è il punto. Un ultimo tentativo, e questo per dimostrare, Antonio chiudo subito, beh. Un ultimo tentativo, questo per dimostrare, per dimostrare quanta trasparenza c'è stata nella, nel percorso che ha portato alla candidatura di Luca Durante a candidato sindaco. Un ultimo tentativo noi l'abbiamo fatto, perché ne abbiamo fatti diversi e ci siamo trovati di fronte a un niente di tipo stalingiano. Non c'era nessuna possibilità. Un ultimo tentativo, ripeto, l'abbiamo fatto sul suggerimento di alcuni cittadini, i quali hanno detto: adesso basta, state dimostrando di non saper superare questa situazione d'impasse, adesso la soluzione la troviamo noi. E ci fu detto: sottoponete questo documento al gruppo PD di Barbarano, ne discutete con loro, e il documento prevedeva, lo vedete lì, prevedeva che Luca e Durante facessero tutte e due un passo indietro, che si procedesse all'individuazione di un terzo candidato con Luca e Durante in lista. Dovevamo discutere in sezione, quel documento lo dovevamo discutere in sezione, e l'abbiamo discusso, si fa per dire, perché Luca Durante si è premurato di portarsi un garante da Lecce. Si è premurato di portarsi un garante da Lecce. Chi si è portato come garante da Lecce? Sandra Antolica, la quale, visto quel documento, l'ha preso, l'ha stropicciato e se l'è messo in tasca, dicendo semplicemente: qui non deve decidere il popolo, dovete decidere voi dirigenti, come se il popolo non contasse nulla. Bravo. E questa è la situazione. E non è, guardate bene, guardate bene, io non sono contrario per principio a un candidato di Barbarano, come non credo che a Barbarano siano contrari per principio a un candidato di Mocciano. Il problema è chi ha voluto questa spaccatura, chi l'ha voluta, perché mandare Sandra Antonica a fare da garante in quell'occasione significava mandare uno qualsiasi del gruppo di opposizione a sostegno di Luca, l'avrebbe sostenuto. Non è che avrebbe fatto il garante imparziale, no, assolutamente non l'ha fatto. Quella Sandra Antonica, vi dicevo, ponendo a confronto la professionalità di Adele Orlando e il consenso di Luca Durante a Barbarano, ha detto: no, aspettate un attimo, è vero che Adele Orlando ha la competenza, ma qui c'è il voto di Barbarano, come se quello di Mocciano non contasse nulla. Allora, poiché io sono morcianese e ci tengo,
ad essere morcianese e ad essere rispettoso dei miei cittadini, questa cosa non andava giù, come non andava giù a quel gruppo di persone che dicevano: scusate, ma cerchiamo di arrivare a una soluzione condivisa. La soluzione condivisa non è stata possibile in alcun modo, non è stata possibile in alcun modo. La stessa Santa Antonica, di fronte al rifiuto di fare questo tipo di confronto, di fronte all'alternativa Adele, Luca Durante, ha detto: facciamole primare come le hanno fatte a Copertino, facciamole primare come le hanno fatte a Copertino. A Copertino le hanno fatte, perché non farle anche a Morciano? Con la piccola differenza, con la piccola differenza che eravamo già il 25 aprile e le primarie dovevamo organizzarle per il 24-25 marzo e dovevamo organizzare le primarie entro il 6 aprile, mentre a Copertino lavoravamo da mesi. Non solo, era come dire: giochiamo a calcio, ma noi partiamo da 4-0 e voi partite da 0. Perché sul territorio di Morciano era stato fatto un lavoro incessante di tesseramento selvaggio anche in occasione del congresso provinciale che ha portato all'affermazione di Salvatore Piconese. Un tesseramento selvaggio, senza nessuna possibilità di confronto. Un tesseramento selvaggio che ha portato a quel risultato, del quale fa parte, Luca dice giustamente, io sono orgoglioso di far parte della segreteria provinciale. Certo. Infatti in questa situazione chi ha deciso chi dovesse essere il candidato a Morciano è stata la segreteria provinciale, mica è stato il partito, il PD di Morciano e Barbarano, come ha scritto qualcuno su Facebook. Mica è stato il PD di Morciano e Barbarano, a meno che non si intenda come PD di Morciano e Barbarano soltanto il PD di Barbarano. Santa Antonica, di fronte a questo, di fronte al rifiuto ovvio, scontato di Adele ad affrontare le primarie in soli 10 giorni, ha detto: a questo punto fermi tutti, noi prepariamo un documento, lo prepariamo in federazione, lo portiamo qui, ve lo mandiamo, ne discutete, lo condividete, se lo condividete lo sottoscrivete. Il documento era questo, datato 1 aprile 2014, probabilmente il testo, non so se riuscite a leggerlo, il testo è lì. Coordinamento provinciale Partito Democratico di Lecce, la segreteria provinciale del Partito Democratico di Lecce, nella persona di Pierluigi Bianco, congiuntamente alla segreteria regionale del Partito Democratico di Puglia, nella persona di Sandra Antonica, sentiti il coordinatore dei circoli del PD di Morciano, di Leuca e Barbarano. Quali coordinatori sono ascoltati? Quale? Luca Durante? L'unico coordinatore era lui. Ascoltati alcuni componenti direttivi di entrambi i circoli in due riunioni tenutisi presso il circolo di Morciano nelle date di lunedì 25 marzo 2014 e mercoledì 27 marzo 2014, ascoltati i consiglieri comunali del gruppo Uniti per Morciano e prese visione della lettera inviata dal direttivo del PD di Morciano al coordinatore in data 23 marzo 2014, prendono atto dell'impossibilità di organizzare le primarie per le motivazioni addotte dal direttivo di Morciano e abbondantemente sviscerate all'interno del circolo la presenza dei due direttivi. A tal proposito occorre, per dovere di verità, sottolineare che il circolo di Barbarano si è dichiarato disponibile a sottoporsi alle primarie per individuare democraticamente il candidato sindaco, ripeto, sempre negli ultimi 10 giorni. Salto tutto, dice, guardatelo bene se volete, che l'unica candidatura che è irricevibile, la proposta di ricercare una terza candidatura è a sindaco vista la disponibilità di un candidato autorevole della lista Uniti per Morciano. Dopodiché aggiunge
A tali considerazioni si ritiene opportuno aggiungere l'invito dei dirigenti del Partito Democratico Provinciale e Regionale ai compagni dei circoli Molciano e Barbarano a mantenere un clima di collaborazione e di dialogo volto alla ricerca dell'unità e della sintesi politico-programmatica del centro-sinistra e della lista Uniti per Molciano, tenendo ben saldo l'obiettivo finale: vincere bene per governare e cambiare Molciano e Barbarano. Cosa ha di particolare questo documento? Ha di particolare questo documento che è consegnato a Luca durante il 1 aprile, a noi è pervenuto il 18 aprile, circa 18 giorni dopo che era stata ufficializzata la candidatura di Luca Durante, senza che si sentisse l'esigenza di chiamare Antonio Coppola, Vittorio Tassi, Lucio Del Casale, Vito Monteduro e tutte le altre persone che hanno collaborato, Antonio Pisanò, Luciana Ciardo, senza avvertire, forse Luciana Ciardo mi è stata avvertita, forse anche Vito Monteduro, ma tutti gli altri componenti sono stati esclusi. Poi esce sui giornali che il PD di Molciano e Barbarano ha scelto come candidato sindaco Luca Durante. PD di Molciano era completamente assente. E allora, quando parliamo di trasparenza, guardiamoci negli occhi, guardiamoci bene, esaminiamo bene quello che abbiamo fatto. Perché è troppo facile dire parliamo di trasparenza. La trasparenza deve essere nei fatti, nella concretezza, nelle cose che andiamo a fare ogni giorno, nei comportamenti. Io credo di aver esaurito questo passaggio che per me e per Vittorio non è un passaggio indolore. Non è stato un passaggio indolore. È stato un passaggio difficile. Perché comunque noi ci sentiamo del Partito Democratico fino in fondo. Bravo, e restiamo del Partito Democratico, non cambia la situazione. All'interno di questa lista noi portiamo il nostro essere del Partito Democratico. Se dovessimo vincere all'interno del Consiglio della maggioranza, andremo a fare un gruppo del PD, lui, io e Vittorio, se saremo eletti. Un gruppo del PD, io e Vittorio, che nel gruppo di opposizione non c'è mai stato. Vi ringrazio per l'attenzione, io credo di averla chiusa qui. Non voglio tornare più su questi argomenti. Per quanto mi riguarda, la scelta è mia e resta mia. Nessuno deve mai potermi dire un tanto. Nessuno si può permettere di farlo. Bravo Antonio! Solo una comunicazione, comandante, voglio dire solo questo. Era doveroso dare lo spazio per questo chiarimento interno importante politico, perché noi siamo aperti e quindi ognuno è bene che si chiarisca nell'ambito della loro politica. Voglio dire una cosa: domani sera iniziamo a parlare di programmi, iniziamo a entrare dentro le cose e lo faremo non in maniera superficiale, dettagliata e approfondita. Vi aspettiamo quindi domani sera sia a Molciano che a Barbarano. Obiettivo i programmi.